Eccoci tornati in diretta con la finestra di Aria Pulita dedicata a Franco Mocchi, che qui per voi è esperto commercialista, pronto a rispondere in diretta alle vostre domande. Il numero per chiamarlo, per chiamarcelo, 02 45 70 23 12. Buongiorno, buongiorno Mocchi. Buongiorno a lei, buongiorno anche a chi ci sta ascoltando. E che si appresta a sentir parlare di 7.30, tanto perché per siamo cambiare. Addirittura d'arrivo quasi. Quando è che dobbiamo presentarlo? No, siamo addirittura d'arrivo per riceverlo. Per ricevere quello precompilato praticamente, perché appunto... Però dobbiamo cominciare a preparare tutta la documentazione. Questo deve essere per forza, perché se pensiamo che i dati che ha lo Stato non sono sufficienti al nostro 730, cioè a quello che loro ci diranno, cioè dovremmo integrarlo, e quindi per fare questo dobbiamo raccoglierci tutte le documentazioni come tutti gli anni, logicamente, specialmente per coloro che ormai sono da anni abituati a fare 730, sanno benissimo quale documentazione devono portare al CAF oppure al commercialista, a chi per essi. Ormai, diciamo, l'operazione, come viene chiamata, 730 precompilata, è in dirittura d'arrivo, perché i contribuenti, come già detto anche altre volte, non riceveranno a casa il modello 730 precompilato, ma lo potranno ricevere andando sulla propria area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure dando delega agli intermediari. Stiamo ancora cercando di raccogliere queste deleghe, perché praticamente noi dobbiamo, come professionisti oppure i CAF nello stesso modo, avere una delega specifica dal contribuente per poter accedere ai suoi dati. È proprio una questione, e anche questa è una questione di privacy. Quindi per ottenerlo direttamente, per ottenerlo con le personalmente, lo potranno ottenere o recuperare con le proprie credenziali, sia fisco online, perché dobbiamo ricordare che i rapporti tra il contribuente e il cittadino sono tenuti tramite due strumenti, Entratel e fisco online. Fisco online più per i privati, Entratel per gli intermediari autorizzati, i quali poi con questo contratto possono accedere a tutto quello che sono i dati dei cittadini. Poi invece si può conferire delega al proprio sostituto d'imposta, oppure si può conferire delega a un CAF o a un professionista abilitato, e diciamo che la dichiarazione sarà resa disponibile entro il prossimo 15 aprile, quindi siamo a 15 giorni dalla verifica del modello 730. Diciamo che tutti siamo in attesa di vedere cosa succederà, siamo in attesa di vedere quali sono i dati che sono, sono messi in questo 730 per poter fare le valutazioni. Perché? Perché prima di tutto, come abbiamo già detto altre volte, il 730 precompilato dovrebbe diventare una dichiarazione definitiva. Questo succederà nel momento in cui l'anagrafe tributaria avrà a disposizione tutta la documentazione necessaria, tutta la documentazione relativa praticamente ai ricavi, cioè ai redditi dei contribuenti, ma anche tutta la documentazione relativa agli oneri detraibili e deducibili che nel corso dell'anno il contribuente può sostenere. Oggi non siamo ancora arrivati a questo punto, quindi si parla di modificare il modello 730 precompilato. E qui c'è già un distinguo importante, perché il modello 730 precompilato, se viene mantenuto com'è, automaticamente è esente da qualsiasi controllo, perché e sarebbe assurdo che il Ministero delle Finanze produce un modello secondo i dati e poi dopo dice che è sbagliato oppure fa un accertamento. Però c'è da dire, parlando correttamente, che potrebbe anche essere così, perché facciamo l'esempio: io ho un modello precompilato nel quale ho dichiarato tutti i redditi, però lo Stato non è al corrente di alcuni altri redditi di cui non
praticamente non è stata data, magari non è stata data la certificazione, non è stata inviata dal sostituto d'imposta la certificazione. Succede, tutto questo può succedere, come succede che le certificazioni vengono inviate doppie, ho un caso in analisi tra un mio cliente in questi giorni, può anche succedere che non vengano inviate. Allora il discorso è un altro, è un discorso di accertamento, è un discorso di evasione e quindi si andrà anche a contestare questo modello precompilato, ma altrimenti il modello precompilato è scevro da qualsiasi accertamento. Invece, qualora si faranno degli interventi di modifica, è chiaro che l'intervento di modifica può essere soggetto a controllo. Vediamo se come può fare, se il contribuente che ama giocare con internet, che ama quindi seguirsi le sue cose, può praticamente accedere direttamente. Come può fare ad accedere? Lui praticamente si deve creare, cercare, fare domanda per avere delle credenziali. Le credenziali sono le credenziali dell'INPS, perché tutti noi abbiamo credenziali che ci consentono l'accesso al sito INPS, che sono le stesse credenziali che usavamo prima per scaricare il CUD, perché fino all'anno scorso noi per poter non veniva più inviato a casa il CUD, che quest'anno si chiama certificazione unica, ma veniva messo sul sito dell'INPS e sto parlando per esempio per i pensionati, e praticamente ognuno se lo scaricava oppure già allora poteva dare una delega. Quindi accedendo alla propria aura autenticata il contribuente cosa può fare? Può visualizzare e stampare la sua dichiarazione, accettarla oppure modificarla. Pronto, buongiorno. Buongiorno Simona. Buongiorno. Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Dato che c'è il commercialista, sì, le voglio chiedere due cosine. Prego. Che non è un sindacalista, però certe cose le sa. Quando su poi il contratto al delle ditte ai dipendenti, per non intaccare la pensione, che contratto bisogna fare? Vorrei sapere da lui, perché ma risponda. Altra domanda? Basta che... Okay. Allora ascolti, prima di tutto bisogna far verificare la propria pensione, perché col proprio, la propria pensione può vedere in base al tipo di pensione, in base al periodo in cui uno è andato in pensione, può prevedere se si può essere intaccata oppure no da un ulteriore contratto di lavoro. Oggi, anno 2015, non è che ci siano molti contratti possibili, perché tutti i vari contratti accessori assimilati a quelli di lavoro dipendente vanno praticamente eliminandosi tutti. Quindi in questo modo il contratto a progetto, il contratto di collaborazione, tutte queste tipologie che venivano utilizzate negli anni passati non sono più fattibili. Per cui a questo punto rimane solo un ulteriore contratto di lavoro che si può fare, valutando bene appunto le eventuali possibilità di riduzione della pensione, perché è scritto dalla sua tipologia, e qui devo lasciarlo a chi è più esperto di me questo concetto, oppure aprirsi una partita IVA e fare dei contratti con la partita IVA. A questo punto ricordo che l'apertura della partita IVA, che è sempre possibile, però è anche abbastanza onerosa, quindi bisogna valutare la possibilità di aprire queste partite IVA, tenendo anche conto che esiste una regola, una legge che prevede che non sia più possibile aprire partite IVA e fare fatture allo stesso cliente. Concludiamo invece il ragionamento che stiamo facendo su 7.30, quindi le possibilità che abbiamo di scaricare. E quindi dicevamo che una volta a disposizione questo modello dobbiamo controllarlo, confrontarlo con i dati che abbiamo
che abbiamo noi, perché logicamente la certificazione unica che ha a disposizione il Ministero per predisporre il modello 730 la possiamo trovare anche noi sul nostro sito dell'INPS, perché è anche a nostra disposizione. Verificare se gli altri dati di cui ha conoscenza l'Agenzia delle Entrate corrispondono con i nostri ed eventualmente modificarla. Logicamente, se non siamo in grado di fare tutto questo, andiamo a consultare l'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione e possiamo vedere di interloquire con queste persone che logicamente sono lì apposta per cercare di aiutarli. Ancora un'informazione prima di salutarci? Allora, ricordo che oggi, in questi giorni, tra oggi e domani, c'è una scadenza di cui parleremo stasera, vale di più per le imprese piuttosto che i privati, però è una scadenza molto importante, è la scadenza che riguarda la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. È una scadenza che diciamo in via provvisoria verso alcuni enti è già partita da ottobre, anzi perdono da giugno, mentre invece per tutti gli altri partirà dal 31 marzo, quindi col 1 aprile non si fanno più, si fanno solo fatture elettroniche agli enti pubblici. Noi ringraziamo Franco Mocchi per essere stato in nostra compagnia. Aria Pulita vi dà appuntamento alle 12, mentre ritroveremo Franco Mocchi nell'approfondimento di questa sera di 7 News. Buona giornata a tutti.